È arrivato. Signor Quagliarulo, che cos'è veramente per lei Epaminonda? Quagliarulo, Epaminonda, cos'è per lei Epaminonda? Ce lo dica. Prego. Ce lo dica. Quagliarulo. Beh, Epaminonda è sicuramente una trasmissione che si vede. Perché? A parte no, che è piena di argomenti. È piena di argomenti. Certo. Ci sono le cose che uno dice però oppure le cose che uno sa. Quali cose? Quali cose? Cioè, anche mio figlio ha fatto un commento proprio ieri sera. Cosa ha detto? Dicendo piena di problemi questa trasmissione che tratta gli argomenti. Ma cosa ha detto? E li tratta sviscerando il significato stesso della trasmissione. E qual è? L'altra camera. E qual è il significato? Questo che mia moglie mi dice, vediamola questa trasmissione. Ma il significato tutti in famiglia seduti sul divano, anche nonno che non guarda mai la televisione. Ma non mai. Invece? Ieri sera da questa parte. Così, non si è perso una parola. Ha visto tutta l'altra camera. Non si è perso una parola di questa trasmissione ieri sera, perché... E per noi è come se fosse Natale quando si addirittura. Cosa tutti le piace? Davanti di qua? A questi problemi. Cosa le piace? Sviscerandoli in famiglia grazie a questa trasmissione che si chiama? Che si chiama? Si chiama? Epaminonda. Esatto. Epaminonda. E le piace? Lo so, faccio finta di non sapere. Certo. Le piace? E quindi un saluto a tutti voi. Grazie. Da parte mia. E grazie. Anche da parte di mia moglie, Marina, ma ha visto la trasmissione. Grazie a voi, grazie. E grazie a noi, e grazie a tutti. E va bene, grazie. E tanti auguri per tutte le nostre cose di famiglia. Grazie, signor Quagliarulo. Tanti auguri. Abbiamo capito. Le vostre cose grazie. Di famiglia. Grazie, signor Quagliarulo. Grazie.